Un minuto dopo le 11 torniamo insieme in diretta con Tempo d'estate e anche se l'estate, ecco, in qualche modo sta volgendo al termine, ma non voglio scoraggiare coloro i quali devono andare ancora in ferie e in vacanza perché il mese di settembre riserva sempre tante grandi occasioni di svago e di vacanza, ecco, però l'estate è il periodo in cui le donazioni di sangue calano perché i donatori vanno in vacanza, perché si è meno disponibili. Allora, noi comunque vogliamo continuare a sensibilizzare su questo argomento importantissimo per la salute di tutti. Lo facciamo grazie a Casa Sollievo della Sofferenza e grazie alla competenza e alla disponibilità del dottor Giuseppe Fania del Centro Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza. Buongiorno, dottor Fania, benvenuto. Buongiorno a tutti e buongiorno ai nostri donatori di sangue che sono in ascolto. Allora, dottor Fania, domanda d'obbligo, ricordiamo perché è importante donare il sangue, questo prezioso elemento. Allora, il sangue è importante perché è diciamo, un presidio fondamentale per il funzionamento di ogni ospedale, sia per quanto riguarda l'aspetto clinico-medico, sia per quanto riguarda l'aspetto chirurgico. E purtroppo, diciamo, sulle donazioni di sangue, diciamo, c'è stato questo impatto molto sfavorevole del Covid negli ultimi anni, che praticamente ha fatto sì che il numero di donatori di sangue diminuisca nel corso diciamo, di questi anni. In quanto si è aggiunto questo grosso problema all'invecchiamento della popolazione e al decremento demografico, in quanto conseguentemente anche il numero di donatori è invecchiato e sono diminuiti. Per cui, diciamo, in una casistica fatta dal Centro Nazionale Sangue, nel decennio che va dal 2012, c'è stato un decremento di circa il 5% dei donatori, con una diminuzione di circa il 10% dei donatori che fanno la prima donazione. E insomma, questo impatta molto sfavorevolmente sull'economia nazionale per quanto riguarda il sistema trasfusionale. C'è da dire una cosa che è molto importante. Come dicevi tu prima, Paola, durante il periodo estivo questo problema si accentua Certo. perché giustamente i donatori vanno in vacanza, il caldo eccessivo, quest'anno sappiamo benissimo a che cosa siamo andati incontro, per cui il numero di donatori, diciamo, statisticamente diminuisce in questo periodo dell'anno. Però, c'è da dire una cosa, se, a livello nazionale questa sofferenza, diciamo, è stata veramente massimale e si è esacerbata soprattutto al Covid, appunto si è aggiunto il periodo di vacanza e il caldo. A livello di Casa Sollievo, pur in sofferenza, pur con le difficoltà globali, noi, grazie alla nostra organizzazione, grazie al supporto economico della nostra struttura, grazie alle associazioni di donatori e grazie grazie alle associazioni Fratres, Croce Rossa, Fidas e Avis, e grazie soprattutto ai donatori di sangue, ai nostri donatori, siamo riusciti a, diciamo, praticamente a non risentire durante tutto il corso dell'estate di questa carenza di sangue. Noi, a differenza di altri ospedali pugliesi e soprattutto del sud Italia, abbiamo comunque assicurato per tutta l'estate sia le emergenze, sia gli interventi programmati, nonché tutti gli hospital e diciamo, i reparti medici che hanno bisogno di sangue. Questo Certo. perché la nostra organizzazione è capillare, cioè noi praticamente ci muoviamo in tutto il territorio della Capitanata, Gargano, Daunia, ci muoviamo con circa 500 donazioni, scusi, 500 raccolte di sangue all'anno, cioè noi andiamo a trovare i donatori nelle loro sedi. Noi, come centro trasfusionale effettuiamo circa 12.500 donazioni all'anno e circa il 75-80% le effettuiamo in sede extra ospedaliera, per cui
diciamo, si capisce bene che per fare questo ci vuole un'organizzazione oliata nel corso degli anni con delle equip super specializzate che noi abbiamo che appunto ci permettono di sopperire anche al periodo estivo, anche alle carenze di sangue del periodo estivo. Certo. A proposito di organizzazione, dottor Fania, Casa Sollievo è anche in prima linea sulla sensibilizzazione. Infatti, qualche minuto fa abbiamo visto uno spot che è stato realizzato qualche anno fa, grazie anche alla presenza, del campione di motociclismo Michele Pirro. Questo anche per coinvolgere i giovani, perché, come giustamente, diceva lei, poi c'è quella fascia di donatori che per motivi anagrafici devono andare in pensione dalle donazioni, quindi bisogna in qualche modo far leva sui giovani. Ecco, magari adesso rivediamo questo spot in sottofondo, vediamo quando il campione Michele Pirro è venuto a donare da voi presso il centro trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza. Allora, dottor Fania, per, diciamo, chiudere il cerchio, che cosa fare per donare e soprattutto ricordiamolo, non si corrono rischi, la donazione è sicura, questo è fondamentale da Assolutamente. ricordare. Appunto, la donazione, innanzitutto, c'è da sottolineare che è volontaria, periodica, anonima e sicura. È gratuita, Certo. soprattutto. C'è una visita preliminare, ci sono dei controlli preliminari, per cui il donatore che viene a donare sangue è assolutamente certo che avrà tutta l'assistenza possibile che si possa avere in questi frangenti, sia in sede extraospedaliera e soprattutto in sede ospedaliera. Può donare sangue qualsiasi persona che sia in buona salute, dai 18 ai 60 anni per la prima donazione e fino a 70 anni per il donatore periodico. I parametri sono quelli conosciuti da tutti. Una pressione normale, una frequenza cardiaca normale, un peso al di sopra di 50 kg e bisogna avere naturalmente più di 18 anni. E si fa una, diciamo, è una cosa eccezionale, è una cosa nella quale molte persone diciamo, lo fanno veramente con passione. E addirittura lo fanno ben 4 volte all'anno perché il sangue si può donare a distanza anche cioè si può donare 4 volte all'anno a distanza di 90 giorni. Per cui abbiamo donatori periodici che donano il sangue 4 volte all'anno, anche se a livello nazionale l'indice di donazione volontaria è 1,6. Per cui se noi aumentassimo quell'1,6 e lo portassimo a 2, quel 1.550.000 donatori del 2021 potrebbero diventare benissimo 2 milioni e quindi Certo. ottenere ancora più sangue, cioè ematie concentrate, plasma e piastrine. Per cui l'invito è di venire in ospedale e di andare nelle sedi extraospedaliere che noi praticamente facciamo quasi settimanalmente queste raccolte, sia infrasettimanali sia nei giorni festivi. Basta pensare che ci sono certe domeniche, certi giorni festivi, nelle quali usciamo ben 4 equip di Casa Sollievo, escono nelle varie sedi e vanno a raccogliere questo sangue. Ecco, questo prezioso elemento, davvero fondamentale per gli esseri umani. E allora, se siete di San Giovanni Rotondo, zone limitrofe, o magari venite qui in pellegrinaggio, Casa Sollievo della Sofferenza, il centro trasfusionale, vi accoglierà a braccia aperte, quindi pronti a prendersi cura di voi. Se invece ci seguite da altre parti d'Italia, basta rivolgersi al proprio centro trasfusionale della propria città, oppure alle varie associazioni che ha ben citato il dottor Giuseppe Fania, che ringraziamo per la disponibilità, la collaborazione e la chiarezza nell'esposizione di questo importante argomento. Magari torneremo anche nel mese invernale a parlare dell'importanza della donazione di sangue. Grazie, dottor Fania, e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. E allora, ringraziando anche Casa Sollievo per la disponibilità, per questo collegamento, e allora 11:10 in questo istante.